gli occhi del mondo puntati su Taormina, Lara e le altre, le ferite dell'adolescenza, una legge per lo smart working. Gli occhi del mondo sono tutti puntati su Taormina, una delle maggiori città della Magna Grecia, temporanea capitale della provincia bizantina, ultima città siciliana a cadere sotto gli arabi, pronta ad ospitare il G7, summit che si tiene in Sicilia non a caso. Sull'isola sbarcano infatti migliaia di migranti salvati nel Mediterraneo centrale e trasportati nei porti siciliani. E per questo motivo che il governo italiano, per tenere viva l'attenzione mediatica mondiale sull'emergenza migrazione, ha deciso lo scorso anno che proprio a Taormina si sarebbe tenuto il G7. Ma cosa i sette grandi decideranno sull'emergenza sbarchi? Prenderanno atto del fatto che un problema è legato al fatto che non esiste controllo possibile delle nascite in Africa e di conseguenza il periodo di transizione demografica, cioè il periodo in cui l'Africa stabilizzerà la sua demografia, è ancora di là da venire. Manca poco, a Taormina si riuniranno i capi di governo di 7 dei paesi più industrializzati al mondo, Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Canada. Quello che si svolgerà sarà il 43esimo G7, il quarto da quando la Russia è stata esclusa nel marzo del 2014 in seguito all'invasione dell'Ucraina. Mi aspetto che ci sia una dimostrazione di efficienza dell'Italia, che ha preparato molto bene questo evento, e una dimostrazione di efficienza che avrà dei riflessi positivi anche sull'immagine internazionale del paese. Dalle crisi mondiali alle sfide energetiche, dal sostegno alla cultura alla tutela dell'ambiente, dalla sicurezza alimentare al clima, sono tanti i temi al centro del G7. Sicuramente si parlerà dell'accoglienza dei profughi, della situazione in Siria e della lotta all'ISIS. Ma come combattere lo Stato Islamico? La lotta all'ISIS non credo che il G7 prenda decisioni particolari, tanto più che mancano degli attori fondamentali della lotta all'ISIS, che sono la Russia, l'Iran, per esempio, e la Turchia. Sicuramente ci sarà Trump che illustrerà i piani americani, illustrerà i recenti incontri con il ministro degli esteri russo Lavrov, poi praticamente non oltre che questa azione informativa, oltre che la dichiarazione di intenti che tutti quanti concorreranno alla lotta all'ISIS, si farà ben poco. E ancora, dalla Corea del Nord alla Brexit. Ma cosa accade alla fine del G7? Il G7 ha ancora senso di esistere oggi? Ha ancora senso perché costituisce un ponte tra transatlantico, tra l'Europa e gli Stati Uniti, il sistema Stati Uniti-Canada e il Giappone. Praticamente riunisce quello che chiamiamo Occidente allargato che ha ancora una funzione da svolgere. Basta pensare all'Occidente allargato, che circa il 35-36% del prodotto interno lordo mondiale e ha il 60% grosso modo delle forze militari mondiali. Intanto, vista l'allerta attentati come quello che è avvenuto a Manchester e il rischio di infiltrati e scontri durante i cortei, la città ha elevato le misure di sicurezza al massimo. La città e i paesi limitrofi saranno blindatissimi. Le zone interessate dal summit sono state divise in due aree, area ad accesso riservato e zona di massima sicurezza. Lara odia il posto in cui sta, vorrebbe spegnere il sole. Dice basta, va dalla sua amica e gli chiede: tu non sei stanca di essere invisibile quando sei in corridoio? Di non vedere niente negli occhi di chi ti guarda, io così ci muoio. Soffocare il dolore, la rabbia, il senso di inadeguatezza che si annida dopo una giornata a scuola con quei compagni supereroi. Un taglio e via. Così quella insopportabile sofferenza interiore trova una via d'uscita, proprio come il sangue che zampilla dalla ferita. Lei soffre troppo, ma fuori fa meno male. Ha bisogno di tagliarsi, vuole sentirsi reale. Si usa tutto ciò che è tagliente, anche un temperino, per autoaggredirsi. Gesti estremi che non sono altro che un SOS.
Il fenomeno del cutting tra gli adolescenti è più diffuso di quanto si immagini, legato in un caso su due ad episodi di cyberbullismo. Basta un giro sul web per rendersi conto di quanto la pratica di autolesionismo sia condivisa. Parliamo di quasi 2 adolescenti su 10 che dichiarano di farsi del male in maniera episodica ma anche in maniera sistematica. Significa che attaccano intenzionalmente parti del corpo, soprattutto le braccia o le gambe. Il dato però più preoccupante è che dallo scorso anno a quest'anno sono aumentati i ragazzi che lo fanno quasi quotidianamente. Non si riescono a gestire le emozioni e si devono scaricare tendenzialmente appunto sulle braccia, sulle gambe, su tutte le parti del corpo. Succede anche a Lara, la ragazza cantata dal rapper Lolo in Borderline, di non saper gestire i conflitti che ha dentro. Vive in un luogo che le sta stretto, si rifugia in una dimensione altra nell'illusione di colmare il vuoto che sente intorno a sé. Lara si muove in un contesto, se vogliamo, molto povero per quello che riguarda gli stimoli. Ed è una cosa molto importante che ci dovrebbe essere in un ragazzo. Spesso appare tutto come molto artificioso, privo di autenticità, ecco. Io credo che sia molto importante per i ragazzi avere la fortuna, magari, che ho avuto io, se vogliamo il merito, di scoprire effettivamente che cosa ti piace presto per poterci confrontare. Graffi, bruciature, morsi, tagli. Il senso di solitudine è impresso sulla pelle, ma se ne ha vergogna. Purtroppo la maggior parte dei ragazzi che si fa del male intenzionalmente non parla con nessuno, vive chiuso nel dolore, e i dati parlano di un 95% degli adolescenti che non ha mai parlato coi genitori. Il problema è che c'è un profondo stigma sociale, hanno paura di essere considerati matti, come ci dicono loro. Certe volte i tagli non sono così evidenti perché li nascondono quelli le maniche lunghe, li nascondono coi braccialetti. Mi vergogno da morire, voi lasciatemi da sola. Qualsiasi problema, anche un problema così grave, tramite l'amore delle persone vicine, si può superare, si può andare oltre senza neanche vergognarsene. I genitori devono imparare a osservare i figli nella quotidianità e vedere quando cambia qualcosa. Attenzione se si chiudono in camera o se si chiudono sempre in bagno, perché può esserci un problema di questo tipo. Credo che tutte le persone intelligenti abbiano una piccola parte di loro autodistruttivo, se non autodistruttiva, molto severa con noi stessi, perché vogliamo il meglio da noi stessi, perché sappiamo che possiamo fare bene, e questo a volte ci porta a mortificare tutto quello che facciamo, a non essere mai contenti e anche a un grosso sentimento di smarrimento. Quello che voglio dire ai ragazzi è: usate quello che pensate, i vostri pensieri, i vostri spunti, le vostre idee, la vostra intelligenza a favore di voi stessi, aiutate voi stessi. Ti voglio bene, Lara, non ti preoccupare, l'unico sbaglio che puoi fare è vergognarti di sbagliare. Addio ufficio e orario di lavoro. Lo smart working è realtà, una nuova modalità di lavoro cosiddetta agile che privilegia il risultato rispetto al tempo impiegato, grazie a una nuova legge appena approvata dal Parlamento. Lo smart working è il lavoro che cambia, non è un segmento del lavoro, è il lavoro che giorno dopo giorno, grazie alle tecnologie digitali, si affranca proprio dalla postazione fissa e dall'orario rigido. E dovevamo dare vita, come abbiamo dato vita, a una cosiddetta soft regulation, cioè una regolazione semplice, dolce, non rigida, perché sarebbe stata in contraddizione con un lavoro molto flessibile. Ma cosa prevede il provvedimento? Innanzitutto chiarisce che dal punto di vista del trattamento economico lo smart worker ha in tutto gli stessi diritti. Una misura che serve all'aumento di produttività e di valore per l'azienda e per la persona, e definisce anche alcuni importanti nuovi diritti del lavoratore, che vanno dal diritto all'apprendimento continuo al diritto, al corretto diritto alla disconnessione, quindi non essere controllato e comunque connesso, ma essere responsabilizzato ed avere una fiducia, fino anche ad alcuni diritti molto pratici, alla tutela ad esempio della sicurezza. Lo smart working è diverso dal telelavoro. Lo smart working è un po' l'evoluzione del telelavoro. Il telelavoro è innanzitutto un contratto di lavoro, mentre lo smart working è una modalità di svolgere la prestazione di lavoro subordinato. Nel caso del telelavoro, la prestazione lavorativa è svolta regolarmente al di fuori dei locali aziendali, mentre lo smart working è svolta in parte nei locali aziendali e in parte al di fuori. Come si applicherà in concreto lo smart working?
fondamentale sarà il ruolo della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello in particolare. Ci sarà un accordo che deve essere volontario, quindi il lavoratore e lavoratrice decide di appunto aderire alla possibilità di svolgere la sua prestazione di contratto a tempo determinato o indeterminato. Niente più alibi quindi, né pregiudizi. Serve a superare quelli che sono, le direi, soprattutto oggi dei vincoli di natura culturale, nella cultura soprattutto manageriale, mi riferisco soprattutto alle piccole e medie imprese e alle pubbliche amministrazioni, che sono un po' una cultura del pregiudizio nei confronti del lavoratore, quindi nella capacità del lavoratore di assumersi responsabilità, di misurare le proprie attività e quindi di essere poi valutabile in base al risultato. Bracco Atletica presenta il bilancio sociale. 3 giorni di festa per i 150 anni di BPR. BNL porta al Foro Italico lo spettacolo del freestyle tennis. Bracco Atletica festeggia un altro record e diventa la prima società italiana di atletica leggera a presentare il bilancio sociale, un lavoro che riassume la storia del club milanese evidenziando gli aspetti sociali solitamente relegati in secondo piano rispetto agli eccellenti risultati sportivi. La presentazione del bilancio è avvenuta prima alla Sala Nassiria del Senato, alla presenza del presidente di Bracco Atletica Franco Angelotti, del presidente della FIDAL Alfio Giomi e dei senatori Mario Mauro e Josefa Idem, e poi a Milano presso il teatro della Fondazione Bracco alla presenza di Raffaella Lorenzut, responsabile risorse umane del gruppo Bracco. Sono pionieristici, non ci sono dubbi, sono stati e sono veramente bravi, sono una società all'avanguardia su tutto, lo dimostra anche su questo. La Federazione Italiana sta provando a fare un bilancio sociale che è sicuramente un'operazione complessa, ha bisogno di tempo, di professionalità, tutte cose che la Bracco è riuscita a trovare, è una società all'avanguardia. Cuore centrale del report, l'impatto sociale verso i due principali stakeholder, atlete e volontari, in particolare eccellenti risultati scolastici e universitari delle ragazze, che in larga parte hanno sottolineato come la pratica sportiva abbia influenzato positivamente i risultati nello studio. Fiore all'occhiello ben 8 atlete che si sono laureate nel 2016. È un mezzo per crescere, un mezzo per conoscere le problematiche che hanno i nostri giovani e aiutarli nello sviluppo psicologico, nello sviluppo fisico, nello sviluppo sociale, nello sviluppo educativo. Sono i valori che noi ci portiamo dietro e ci serve conoscerli, e il bilancio sociale è un mezzo sicuramente moderno. Felice dei risultati raggiunti Diana Bracco, che in una nota ha sottolineato che i risultati non si misurano solo con le medaglie vinte, ma che l'efficacia della nostra azione si debba valutare anche sulla base di altri obiettivi, come la promozione della disciplina sul territorio, il valore formativo dell'esperienza sportiva, la costruzione di rapporti positivi fra atleti, tecnici e addetti ai lavori. 3 giorni di festa per stare vicini alla propria gente e ricordare la storia di una banca che da un secolo e mezzo è impegnata a valorizzare il suo territorio. Dal 10 al 12 giugno, BPR ha organizzato eventi, dibattiti e concerti con ospiti d'eccellenza, come il premio Nobel Angus Deaton, per celebrare i suoi 150 anni. Il filo conduttore sono il tema della diseguaglianza e le grandi sfide dell'economia nel 2017. In fondo, in questa celebrazione abbiamo voluto ricercare quello che è un punto di equilibrio a nostro giudizio necessario fra quella che è l'aridità del mondo della finanza, come ho detto, e la necessità di far sì che questo mondo sia più vicino al territorio, alla gente. La musica e il suo linguaggio universale è una dei protagonisti più affascinanti delle celebrazioni. Tra le performance più attese c'è quella del pianista iraniano Ramin Bahrami, che accompagnerà il regista e attore Michele Placido nella lettura di testi poetici. Dove dietro al valore finanziario non c'è un valore umano e culturale, c'è povertà. C'è povertà d'animo, per cui bisogna lavorare assolutamente in sinergia, per cui le banche sono fondamentali, perché
se il denaro è usato nella direzione giusta, può far arrivare la bellezza a tutti noi, la vera bellezza con la B maiuscola. Ci sono varie tipologie di bellezza, c'è la bellezza di Vasco Rossi, c'è la bellezza di Ludwig van Beethoven, c'è la bellezza di Frank Sinatra. Ecco, queste bellezze devono incontrarsi, ma soprattutto devono avere solide basi umane ed economiche. BNL, title sponsor degli internazionali d'Italia di tennis, protagonista alla 74esima edizione del torneo Il Foro Italico. Diverse le iniziative che seguono al recente rinnovo della partnership per altri 8 anni, a partire dalla community We Are Tennis, passando per il freestyle tennis. Ad allietare il pubblico degli internazionali in un'edizione come numero di presenze da record, anche l'approdo nell'area BNL dei campioni della racchetta che hanno apposto le loro firme. We Are Tennis ha portato per la prima volta in Italia al Foro Italico il freestyle tennis. Tra gli stand, tifosi e curiosi hanno potuto ammirare uno spettacolo unico ed esplosivo, coreografato con evoluzioni da un crew formato da 5 performer che si sono esibiti durante i break tra le partite. Per quanto riguarda l'universo social, We Are Tennis si è confermata la community tematica più seguita in Italia. L'app BNL Tennis Academy nella sezione Learn è un punto di riferimento per chi vuole conoscere e approfondire i colpi e le tecniche dei grandi campioni attraverso training video. La nuova funzione Play permette agli utenti di poter condividere la passione per il tennis direttamente sui campi di gioco. Ci si può sfidare in base al livello, la località e la disponibilità. È inoltre possibile verificare l'elenco dei circoli e trovare un campo dove giocare, organizzare partite e registrare i punteggi all'interno dell'app. Una vera e propria scuola dell'audiovisivo con corsi ad hoc per giovani talenti italiani e MAD, il nuovo distretto dell'animazione lanciato a Milano da Calibro Factory, Asseprim, Confcommercio e Animation Italia. Un progetto presentato alla Camera dei Deputati, che ha già attirato nella sede milanese di Calibro Factory, negli spazi dell'ex Ansaldo, circa 150 allievi provenienti da ogni parte del paese, dalla Puglia alla Sardegna, passando per la Lombardia. Abbiamo sposato e definito questo progetto, che è quello di andare incontro ai giovani che vogliono un domani esprimersi nel mondo dell'animazione, del cartoon, e noi addirittura l'abbiamo poi allargato, anche a quelli che sono i doppiatori, tutta la post-produzione, di conseguenza a quelli che poi dichiarano e formano la musica, tutti quelli che fanno il colore dei film e dell'animazione, quindi è un qualche cosa di molto ampio. Andremo a determinare una filiera che è il filiera dell'audiovisivo. I corsi sono tenuti da maestri d'eccezione come Jim Capobianco, filmmaker che ha lavorato a diversi film d'animazione tra cui Ratatouille e Il Re Leone. Nel primo anno le lezioni curate da Animation Italia, iniziate il 15 maggio, riguardano sceneggiatura per l'animazione, management videogame, digital storyboarding. Andranno avanti fino a settembre. L'obiettivo è quello di creare anche in Italia dei professionisti del settore capaci di misurarsi con le nuove sfide del mercato.